cercare, per quello che a ciascuno può essere possibile, di indirizzare il voto degli italiani nella direzione dei due grandi partiti, il Partito Democratico a sinistra o il Popolo della Libertà a destra. Se un partito come quello che io qui rappresento dovesse avere la maggioranza in Parlamento per poter agire senza avere l'inciampo dei piccoli partiti, le cose sarebbero completamente diverse. Il primo uso di questa maggioranza sarebbe di fare una riforma della Costituzione per dare al Presidente del Consiglio la possibilità di nominare e cambiare ministri, per dare al Governo la possibilità di usare come strumento normale di intervento il decreto legge, per far sì che il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri entri in una sola Camera, possibilmente dimezzata nel numero dei parlamentari, con un tempo massimo di 90-120 giorni per approvare le leggi. Bisognerebbe cambiare anche il sistema di elezione dei membri della Corte Costituzionale. Non è la nostra proposta di modifica costituzionale, pensiamo che 9 membri siano sufficienti, che votino con una maggioranza qualificata quando si tratta di abrogare una legge su cui ha lavorato tutto il Parlamento. E bisognerebbe poi anche arrivare a dare ai cittadini la possibilità di eleggere direttamente il Presidente della Repubblica e non farlo eleggere dai segretari dei vari partiti. Questo è il problema grande che abbiamo di fronte se vogliamo che il nostro Paese possa competere con gli altri Paesi che hanno invece nel loro governo e nel loro Parlamento questa possibilità di operare in termini che sono dei termini ragionevoli.